Il Pescara ospita alla spalla grandi firme dell'ex Pasquale Marino, in ritardo rispetto a previsioni e tabella di marcia, ma in ripresa dopo il pari ottenuto all'Arechi di Salerno. Per i biancazzurri all'Adriatico ben 7 sconfitte, solo 2 vittorie con la Cittadella lo scorso 8 novembre e con Monza il 19 dicembre. Bottino misero, trend necessariamente da invertire, fondamentale tuttavia la continuità. Con Grassadonia il Pescara ha ritrovato solidità e compattezza. Un solo gol subito nelle ultime 3 partite, sostanzialmente come nelle prime 8 gare della gestione Breda, ma con un minimo di palleggio in più. Niente a che vedere, a prescindere dai noti limiti strutturali di quel momento di cui abbiamo ampiamente parlato, col Pescara di Oddo, senza identità, gioco, soprattutto organizzazione. Non basta ancora, il cammino rimane difficile, impervio, irto di insidie. Il gap dai play-out si è ridotto sì, ma sono diminuite anche le giornate. Così Gianluca Grassadonia. Certamente noi dovremmo essere principalmente bravi con l'approccio alla gara, a non concedere spazi, a sapere quello che bisogna fare in mezzo al campo. La Spalla è una squadra di grande qualità e quindi conosciamo i grandi pregi che ha, e noi quando poi andremo in possesso di palla dovremo essere bravi a sviluppare quei concetti sui quali abbiamo lavorato purtroppo troppo poco. Per noi è la gara della vita, sono 12 finali. Quindi dobbiamo affrontarla per vincerla assolutamente, mantenendo un grande equilibrio. Non possiamo fare calcoli nella situazione nella quale siamo. È una partita che non è fondamentale, ma è una partita che è importantissima per quello che è il nostro cammino, per quella che è la nostra crescita. Tra i convocati tornano Setter e Sorensen, out Balzano, Tabanelli e Bocchetti. Non c'è motivo di cambiare, continuità anche di formazione. Bellanova in luogo di Balzano, probabilmente l'unica novità. 3-5-2, Fiorillo, Trepali, Gut, Drudi e Scognamiglio nel cuore della difesa. Bellanova e Masciangelo sulle fasce a centrocampo. De Sena, Busellato e uno tra Maestro e Macin. Davanti il tandem Odgaard-Giannetti. Spal priva del portiere Beriscia, di Floccari e di Federico Viviani, uno dei tanti ex. Abili, Strefezza e Missiroli. Mora al rientro dalla squalifica. Sistema speculare 3-5-2. Thiam, Trepali come all'andata. Ocoli, Vicari e Ranieri in difesa. Esterni Dickman e Sala. A metà campo Missiroli, Play, panchina per Esposito. Mora e l'ex Valoti, Mezzali. In attacco due ex. Federico Di Francesco, pescarese doc, cresciuto nel vivaio biancazzurro. 8 presenze, di cui 7 in A. E Raul Asensio, che condizionato da problemi fisici non ha lasciato il segno, appena 4 presenze, una da titolare. Lo strappo muscolare nel corso della sfida di andata e la volontà a gennaio di cambiare aria. Marino. Per noi è fondamentale. Detto prima, nelle settimane scorse, l'unico neo che voleva averlo un po' prima, magari, no? Che stesse bene un po' prima. Ecco, questo sì, però facciamo di necessità virtù. Adesso sta bene e speriamo di godercelo bene per tanto tempo, nel senso che riesca a migliorare la condizione prima che io vada via. 6 pareggi e 2 pesantissimi, KO Casalinghi contro Pordenone 1-3, Regina 1-4. Gli astensi non vincono dal 18 gennaio, 2-0 con la Reggiana. A mio avviso la squadra più forte del campionato, probabilmente forse solo in attacco ha qualcosa in più l'Empoli, ma questa è solo una mia opinione. Ecco, dovrà stare attento il Pescara, secondo me, a tante cose, ma soprattutto alla spinta sugli esterni, da una parte Dickman, dall'altra Sala, poi Valoti è un po' l'ago della bilancia tra il centrocampo e l'attacco. Io penso che ci sia l'imbarazzo della scelta. È una squadra completa, è una squadra che lavora insieme da 8 mesi, quindi verranno qui a fare quella che è la loro partita, cercando assolutamente di vincerla, e noi dobbiamo fare una finale per portare a casa un risultato importante, ripeto, con grandissimo rispetto, ma con la piena e piena consapevolezza che noi siamo il Pescara e non siamo inferiori a nessuno. In salute, perché hanno fatto dei buoni risultati. Vincere a Cittadella sappiamo bene che non è facile, hanno avuto ci hanno creduto fino alla fine, hanno fatto gol all'ultimo minuto, così come era successo la settimana prima, avevano pareggiato con Lecce, quindi avevano fatto un risultato a Frosinone, sono in un buon momento, quindi sappiamo delle difficoltà, sappiamo che l'organico è buono, è stato ritoccato, quindi le difficoltà che ci sono ovunque, ecco, non solo a Pescara, ma io ritengo sempre
che dipende sempre da noi, dalla nostra prestazione. La SPAL non ha mai vinto a Pescara, soltanto 8 le sfide in terra abruzzese, 5 KO, 3 pareggi, l'ultimo il 17 maggio di 40 anni fa, 1981, Serie B, biancazzurri di Aldo Agroppi, sesti a fine campionato, sbloccano il punteggio con Mimmo Di Michele. Pareggio ospite nella ripresa di Castronaro, imbeccato da Bergossi. Sempre nelle immagini, l'ultimo precedente con vittoria all'Adriatico Giovanni Cornacchia, 14 marzo 2010, campionato di Serie C, allenatore Eusebio Di Francesco. Nel primo tempo Tommaso Coletti da fuori, il portiere della SPAL Capecchi non è impeccabile, Ciccio Dettori controlla e sigla il gol da 3 punti. A fine stagione, dopo gli spareggi, sarà Serie B.